Maria Gianfelice, è il nome che ha scelto il mio papà per me, protagonista insieme a me di questa storia. È un romanzo inedito e per cui ho partecipato alla sezione A. Che cosa posso dire di me? Innanzitutto sono un'insegnante di scuola primaria e sono anche studentessa. Mi sto laureando in scienze pedagogiche proprio per dare il meglio a quella che è la mia mission. Questa storia è una storia autobiografica e parla di una bambina che viene in questo posto meraviglioso insieme al suo papà. È la storia autobiografica di una bambina che a un certo punto della sua vita, a 3 anni, l'ultima volta che vede il suo papà, su questo laghetto e giocano felici, lui e il suo principe, lei la principessa con il vestitino rosso, e poi non lo vede più, aveva 3 anni, scopre da un compagno di classe che il suo papà non è più, non è vero che stia lavorando come la mamma gli aveva raccontato, ma è rinchiuso in un manicomio. E allora la che fa la bambina a 10 anni, torna a casa e mette a soqquadro tutto il comò della mamma per trovare qualche traccia del papà, e scopre una strana cartella verde, e su questa cartella verde inizia a leggere e scopre la verità. Il papà è chiuso in questo manicomio e a lui viene praticata la tecnica dell'elettroshock. E poi vabbè, passano gli anni e la bambina cresce e a 10 anni riabbraccia il papà, ma il papà lo riabbraccia in questo ospedale, e la cosa che a lei rimane tragica da dimenticare ancora oggi è la cancellata, è chiusa a chiave, e il papà che esce non la riconosce e le mette in mano una trombetta che aveva comprato per lei quando aveva solo 3 anni. Invece poi è cresciuta e ormai la trombetta che cosa potrebbe farsene la ragazzina. È una storia dove nel fondo c'è la luce, perché se sono quella che sono oggi amo scrivere, e la poesia per me e la scrittura in genere è stata come un qualcosa che mi ha liberato dalle paure, dalle ansie. E infatti invito tutti a scrivere, perché è una vera medicina, una vera e propria medicina la scrittura. E attraverso ciò che papà mi ha lasciato io ho scoperto la mia passione e la mia capacità di trasformare in tante farfalle colorate tutti quelli che sono i miei sentimenti. Farfalle colorate che poi si trasformano in parole, parole che volano e riescono a giungere al cuore di tutti. E spero che questa storia giunga anche nei vostri cuori. E è una storia ricca di speranza, perché alla fine la ragazzina è sempre qua, in questo lago, e ogni volta che la donna si affaccia e guarda quest'acqua cristallina, che cosa vede? Vede il suo papà, vede lei e il suo papà, e vede l'immagine, la luce che c'è in questo stagno, in questo piccolo laghetto, una luce piena di speranza che solo negli occhi del suo papà ha trovato e che le ha dato la forza di andare avanti, di diventare quella che è la donna che è, e grazie proprio a lui. È una storia dove la ragazza è spronata dal papà, perché è stato il papà a volere questa storia, che tutti ascoltassero questa storia, altrimenti non si sarebbe mai permessa di raccontare anche le cose più intime. E questa ragazzina che spronata proprio dal papà, che ha avuto la forza e il coraggio di raccontare tutto. Perché? Perché la depressione, quella che è la depressione, quello che è l'alcolismo, non viene così per caso. La ragazza si ricorda bambina quando durante le notti di Natale, invece di scartare regali sotto gli alberi, doveva andare in cerca del suo papà in tutti i bar del paese, questo ricorda, e lo ritrovava che barcollava e quasi non si reggeva in piedi. Però perché? Perché tutto questo? Ecco, il suo papà è stato a chiedere di raccontare la sua storia. In questo libro
racconta il perché il papà si è giunto così a diventare alcolista e depresso e per quale motivo non era più uomo all'età di 20 anni dopo l'effetto di tutti gli elettroshock e perché il papà ha voluto provare a togliersi la vita davanti ai suoi bambini, non proprio davanti a loro, però io ancora oggi ricordo le urla di mamma che strillava col mio fratellino in braccio. E io poi sono accorsa, e mia sorella più piccola di me, siamo accorsi a vedere e papà aveva il sangue che grondava dalle mani. E questa scena non l'ho mai dimenticata, non riuscirò mai a dimenticarla. Quel sangue che cadeva sulla neve pura, candida, fuori, per portarlo poi all'ospedale, per curarlo, non la dimenticherò mai. Però papà mi ha dato tanto, io non avrei mai voluto avere un papà diverso dal mio. Mi ha insegnato l'amore, mi ha insegnato la dolcezza e perché la depressione è un'arma a doppio taglio che non prende le persone comuni, prende le persone speciali, le persone che hanno un cuore grande come il cuore che aveva il mio papà. E quindi questo libro è proprio una rivalsa, è un urlo, sono le urla di tutte le persone che soffrono di questa malattia che è come il gas, non si vede, non si sente, ma c'è nell'aria. E quando prende la persona non colpisce soltanto la persona stessa, ma colpisce l'intera famiglia, perché sono tutti i familiari sono a soffrire di questa cosa, non soltanto la persona interessata. Però alla fine ci ha insegnato come si ama, ci ha insegnato a riuscire a guardare in fondo. La luce in fondo alle cose, in una foglia, in un fiore, l'anima delle cose, non la superficialità. Questo già ci ha insegnato papà, sia a me che ai miei fratelli. E spero che questa storia riesca a toccare gli animi di chi ancora teme il pregiudizio, perché tutto l'atomo si può sconfiggere, ma il pregiudizio no. Quante volte si dà della matta a una persona perché vedi un mondo diverso da quello che vediamo noi, ma non siamo tenuti a vedere tutti il mondo nello stesso modo, perché il mondo è diverso e la bellezza è cogliere proprio la diversità in tutte le cose. E forse la bellezza del mio papà era quella. Lui sapeva e riusciva a vedere il diverso in tutto, è quello che ha insegnato a noi e spero che questo libro lo trasmetta a ognuno, a ogni lettore, ecco. E la forza di vedere la luce in tutte le cose. Infatti il libro è proprio la luce in fondo al lago, quella luce che la ragazza a distanza di anni, ormai donna, riesce a cogliere ogni volta che viene qui. E questo è il mio borgo, si chiama Ortucchio. Ortucchio di Bello c'ha questo laghetto meraviglioso da dove si riflette il castello, un castello medievale, da qua non è che si veda tanto, però c'è un castello medievale molto, molto bello. Poi la bellezza del castello che non è stato mai ritoccato, per cui è così al naturale. Spero di riuscirvelo a farvelo vedere, ecco. E la bellezza di questo paese, oltre al lago e al castello, è anche la nostra chiesa. È una chiesa molto, molto antica, è diventata patrimonio dell'UNESCO da quest'anno. Che cos'è la Bella Addormentata? Non si vede bene da qua. È la leggenda dove la Maiella si fa uno specchio perché viene riportata nella storia, la leggenda, si fa uno specchio per poter stare vicino al suo gigante, il Gran Sasso, che è un gigante che è morto e lei, la dea Maya, la madre, l'ha trasformato in un gigante proprio per averlo sempre vicino a sé. Lei, la Maiella, che sta verso lontano da qua a Pescara, si è creata come uno specchio. Infatti la nostra Bella Addormentata, mi dispiace, non riesco a farla vedere,
La nostra bella addormentata è simile alla maiella, ha il volto e il corpo di una donna che si riflette anch'essa nel lago. E questo che vedete adesso davanti a voi, tanti anni fa, prima che venisse prosciugato, era il secondo lago più grande d'Italia, il lago del Fucino, e questo è ciò che resta. Grazie per l'ascolto.